Roma, 23 maggio 1992. Giovanni Falcone viene scortato all'aeroporto di Ciampino, dove lo attende Francesca, che sarebbe stata la moglie. Il giorno prima si era sentito telefonicamente con Paolo Borsellino. Si sarebbero rivisti a Palermo. Partono alla volta di Punta Raisi, l'ex aeroporto di Palermo, a bordo di un aereo dei servizi segreti. Ad attendere il giudice e sua moglie all'aeroporto siciliano ci sono gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Giuseppe Costanzo, che miracolosamente è rimasto in vita dopo l'attentato e tutt'oggi è in polizia. Sull'autostrada Palermo-Trapani esplode un ordigno potentissimo in prossimità dello svincolo di Capaci. Osserviamo bene la dinamica di questo agguato, perché per favore sono morte 5 persone. Tutto parte dalla dinamica dell'agguato, una trappola in piena regola. Tramata da chi? Stiamo parlando di 500 kg di tritolo e Simtex T4. Distogliamo per un momento l'attenzione dalla loro potenza devastatrice e concentriamoci su un fatto semplice, ma che molti spesso ignorano. Piazzare cariche esplosive attraverso un condotto che passa sotto l'autostrada, creare tutti i vari collegamenti elettronici utili alla detonazione, eccetera. Riuscite a immaginare che lavoro immenso? Non è possibile fare tutto questo in 10 minuti. Ecco la domanda. Come faceva il comando a sapere con certezza che il giudice e la sua scorta sarebbero passati proprio lì? Ovviamente vennero preventivamente informati da qualcuno che era molto ben inserito all'interno delle istituzioni. Ciò che è accaduto per Aldo Moro in Via Fani si ripete quindi 14 anni dopo per Giovanni Falcone. L'agguato viene curato nei minimi dettagli. Addirittura un'auto con a bordo dei mafiosi seguiva in parallelo la scorta del giudice, grazie a una strada secondaria che fiancheggiava l'autostrada. Comunicando in tempo reale attraverso i telefoni cellulari, la velocità del corteo ai mafiosi appostati sulla collina di Raffo Rosso. Non si tratta quindi di pura casualità. Via Fani, come le stragi di Capaci e Via D'Amelio, sono delle vere e proprie azioni militari, pianificate ed eseguite in tempo reale. I delitti eccellenti vengono sempre attuati grazie all'ombra che producono le istituzioni. Nelle settimane antecedenti, cioè prima della strage di Capaci, si era formato a livello di governo un incredibile ingorgo istituzionale che bloccava da settimane l'elezione del nuovo capo dello Stato. Dopo la strage di Capaci, venne prontamente eletto all'unanimità Oscar Luigi Scalfaro. La morte di Falcone scuote l'opinione pubblica e lascia attoniti i magistrati. Cosa può portare degli esseri umani ad agire con così tanta efferatezza e crudeltà nei confronti dei propri simili? Paolo Borsellino lo sa che è già morto. Per il clima politico che si stava formando, persone come lui e come Giovanni non erano gradite, troppo oneste, troppo incorruttibili. La volontà politica dell'epoca, che è quella che ci governa oggi, decise che andavano eliminati a qualsiasi costo, ed è quello che è successo. Un nemico è stato eliminato, Giovanni Falcone. Ora Cosa Nostra cerca disperatamente dei nuovi appoggi politici nella speranza di cambiare alcune leggi che incidono pesantemente sulla sua stessa esistenza, come l'ergastolo, il regime carcerario 41 bis, il sequestro di beni a carico dei mafiosi. Ed è da qui che gli interessi dei mafiosi si intrecciano con gli interessi di altre personalità. Totò ne sapeva una più del diavolo. Ricordate quel Vittorio Mangano che è stato elogiato dal Presidente del Consiglio come eroe? Bene. Quel Mangano, scusate, era il capomafia della famiglia di Portanova, la stessa di Buscetta. Ed era un personaggio che aveva stabilito sin dagli anni 70 la sua residenza ad Arcore, proprio dentro la villa del Cavaliere dell'Apocalisse. Berlusconi allora cercava uno stalliere, che però non riuscì proprio a trovare in tutta la Brianza. Il suo braccio destro, Marcello Dell'Utri, decise di dargli una mano e quindi si fece mandare uno stagliere da Palermo. Va precisato che quando Berlusconi assunse Mangano,
Quest'ultimo aveva già alle spalle un ricco curriculum criminale. Diciamo che non era proprio un benefattore questo stalliere. Secondo i magistrati che si sono occupati dell'indagine, il suo ruolo, quello di Mangano, andava ben oltre le mansioni di stalliere. Era invece una sorta di guardiaspalle. Mangano venne arrestato da Giovanni Falcone nel 1980 per traffico di eroina. Guarda caso quello che si era detto prima. Potrebbe essere stato un avvertimento da parte del giudice nei confronti dell'ex principale? Quasi volesse dire: attento, imprenditore milanese, perché ti sono vicino, molto vicino. Non ho ancora le prove sufficienti per procedere a tuo carico. Quindi stai ben attento. Chissà se questo mio personalissimo pensiero potrebbe in qualche modo avvicinarsi alla realtà. Infatti, all'inizio degli anni Ottanta, proprio il pool antimafia di Palermo, durante l'indagine Pizza Connection, si era imbattuto per la prima volta in Berlusconi e nell'impero Fininvest. Secondo i soldi che erano i proventi del traffico di droga e che il gruppo Fininvest avrebbe riciclato attraverso la banca a Rasini, Mangano esce dal carcere nel 91 e tenta di riallacciare i rapporti con il suo ex datore di lavoro tramite Marcello Dell'Utri. Nel frattempo anche Berlusconi però si trova in grossi guai nel 1992, perché c'è Tangentopoli in atto. Il cavaliere è alle strette, ha contratto debiti per miliardi. Inoltre l'inchiesta giudiziaria sta per abbattersi anche sul suo impero mediatico e finanziario. Infatti Berlusconi e il suo entourage iniziano a lavorare alla nascita di Forza Italia sin dal 1990, anche se usciranno allo scoperto solo nel 93. Non potendo contrastare l'azione della magistratura da semplice imprenditore quale che era, de decise, o forse gli venne suggerito dagli amici degli amici, che era venuto il momento di buttarsi in politica. Lui stesso però era preoccupato per questo passo che stava per compiere. Diceva spesso ai suoi collaboratori: se mi butto in politica, frugheranno nel mio passato, controlleranno tutte le carte e i conti bancari, mi accuseranno di essere mafioso. E perché mai? Rina manda un interlocutore a Mangano per dirgli di farsi da parte e lasciare questi contatti, quelli milanesi, direttamente nelle mani dei corleonesi, per il bene di tutta Cosa Nostra. Mangano ovviamente protesta per l'affronto subito. Per anni i contatti milanesi erano stati una sua esclusiva. Tuttavia è costretto a cedere il passo, perché il bene di Cosa Nostra è anche il suo bene. Andare contro a questo principio significherebbe morire. Intanto Riina, nelle ultime riunioni che si tennero tra febbraio e marzo, quindi prima dei delitti Lima e Falcone, accennava sempre più frequentemente a delle persone importanti che lui teneva nelle mani e che si erano fatte sotto. Inoltre queste persone erano d'accordo con lui nel perseguire un certo progetto, l'attacco al cuore dello Stato. Andava bene al cavaliere che Falcone e Borsellino venissero eliminati dai corleonesi. E andava bene a Totò Riina che Berlusconi creasse una nuova formazione politica. Poteva sperare così di ricreare quei contatti politici che si erano recisi con l'omicidio di Salvo Lima e che avrebbero potuto garantire nuovamente l'impunità a favore di Cosa Nostra. Bisogna essere obiettivi, semplicemente bisogna osservare i fatti, interessi che si intrecciano. A distanza di 20 anni, quindi, Cosa Nostra e il Cavaliere si riavvicinano. Ma questa volta invece del profitto cercano entrambi la stessa cosa, l'impunità.